Un omicidio scaturito per il pagamento dell'affitto. La vittima, Monica Di Domenico, 45 anni, psicologa e proprietaria dell'appartamento, ieri pomeriggio si era recata dal suo inquilino per riscuotere gli arretrati, una somma che oscillerebbe tra gli 800 e i 1000 euro. Lui, Giovanni Iacone, 48 anni, originario di Firenze e cuoco disoccupato, ha aperto la porta e detto di non avere i soldi richiesti. Da lì in poi si è consumato l'omicidio che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe visto Iacone colpire con un oggetto pesante, forse un posacenere, la testa della donna, poi un rumore di vetri rotti e poi il silenzio. A dare l'allarme un vicino che, sentendo le urla della vittima, avrebbe dapprima bussato per chiedere cosa stesse succedendo e, non avendo avuto risposta, si sarebbe diretto a chiamare i carabinieri, intervenuti subito sul posto e riusciti ad arrestare l'uomo ancora nel palazzo. Il corpo della donna è stato ritrovato in soffitta, avvolto in un lenzuolo. A guidare i carabinieri nel ritrovamento, la scia di sangue lasciata dalla porta della appartamento fino a sopra. La dinamica: si tratta di una lite degenerata nata da, tra una, un conduttore, un locatore di un appartamento per il pagamento delle canoni di affitto, e degenerata con questo omicidio della conduttrice, che è proprietaria, della locatrice, la proprietaria, che è una donna. Questo è quanto. Sì, è stata colpita, almeno nella prima ricostruzione, presenta. Poi sarà l'autopsia a dirci, certo. Dal capo e alla gola, insomma. È stato collaborativo al 100%, si tratta di ricostruire con dovise di particolari e anche tecnici. Lui alla fine chiaramente ha confermato di essere stato lui l'autore dell'omicidio. Altro non, cioè, era talmente, tra l'altro erano talmente gli elementi che avevamo comunque raccolto, erano talmente lampanti, erano talmente chiari, che lui non ha fatto altro che poi confermare quello che poi era l'evidenza. Lui, sì, abbiamo trovato in pratica, era ancora in casa. Nella casa. Il nostro intervento è stato immediato e quindi non ha avuto nemmeno il tempo di allontanarsi da casa. Cioè, il cadavere non è stato trovato dentro casa, questo non è stato trovato dentro casa, è stato trovato in un locale diverso dall'abitazione. L'uomo ha subito collaborato con le forze dell'ordine, ma da chiarire ancora la dinamica dell'incidente. La donna infatti presentava un taglio profondo al collo, oltre alla ferita alla testa, da capire se il taglio sia stato provocato dalla caduta sul tavolo di vetro, andato così in frantumi, oppure che l'uomo abbia inferto un ulteriore colpo al corpo della psicologa. A stabilirlo sarà l'autopsia. Nella mattinata intanto gli uomini del RIS si sono recati nell'appartamento di via Monte Sirente a Francavilla per i rilevamenti e la ricostruzione della dinamica, insieme all'avvocato della difesa. Il primo interrogatorio, subito dopo l'arresto, è durato 4 ore e finito a tarda notte. Il mio assistito si è dimostrato sin da subito molto collaborativo, un evento drammatico, e conseguentemente ha sin da subito manifestato anche rammarico, uno stato di confusione, e ciò nonostante ha fornito una versione dei fatti credibile. Si deve accertare ovviamente quanto dallo stesso riferito e soprattutto la volontarietà dell'evento, che al momento non sembra così scontata. Siamo in attesa di conoscere gli accertamenti, di conoscere l'esito degli accertamenti disposti dal procuratore, che sono già iniziati, e poi all'esito dei medesimi verificheremo, insomma, quale sarà la strategia opportuna. Io sono in attesa di conoscere la data dell'udienza di convalida, che ci sarà entro a brevissimo, e il mio assistito è stato tratto in arresto, quindi all'esito della convalida poi si valuterà se adottare una misura cautelare oppure no.